Ragazzi, buonasera, sono appena tornato dal lavoro. Commentiamo questo finale disastroso di stagione della Juventus. Allora, che dire, ragazzi? Adesso ci vuole una rivoluzione. Adesso, meno male che è finita sto campionato, questa sofferenza, dove abbiamo perso tantissime partite, ci hanno fatto perdere la faccia, ragazzi. Se non sbaglio, non voglio dire la cazzata, ma non mi ricordo. Ho letto in un articolo poco fa se sono forse 17 sconfitte in una stagione, qualcosa di inguardabile, qualcosa di vergognoso. La Juventus, anche quando non vinceva i campionati, perdeva massimo 6-7 partite all'anno. Non arrivava sempre a queste cifre. Comunque mi documenterò più tardi e vedrò meglio. Comunque sembra una stagione veramente inguardabile. Campionato perso. Fatto, punti o non punti, non aggrappiamoci a questa penalizzazione, perché l'obiettivo era vincere il campionato e quindi non l'abbiamo fatto e quindi fallimento totale. Tra l'altro, oltre al fallimento dello scudetto, ci hanno penalizzato e quindi, se non sbaglio, adesso siamo qualificati in Conference League. Siamo qualificati in Conference, a meno che non do se dovessimo vincere la partita contro l'Udinese, potremmo andare massimo in Europa League, ma matematicamente la Juventus è in conference, ragazzi, in conference league, in conference. Anni fa si lottava per vincere la Champions League, adesso siamo in conference league, ho detto tutto. Coppa Italia persa, fatto. E possibilità di giocare la Supercoppa l'anno prossimo, visto che ci hanno penalizzato, persa pure, fatto. E Champions League uscita dai gironi, bruttissima figura, neanche i gironi abbiamo superato, fatto. Siamo andati in Europa League, avevamo la possibilità di giocarci quest'ultima possibilità per vincere questa coppa che io mi sta rimanendo qua perché è la terza volta che ci buttano fuori e non raggiungiamo la finale, prima col Fulham, poi col Benfica e ora col Siviglia. Ci hanno buttato fuori, fatto. Zero titoli, ma soprattutto quest'anno abbiamo perso la dignità. Abbiamo perso la dignità. Non solo gli zero titoli abbiamo fatto, abbiamo perso la faccia e la dignità. Perché abbiamo perso pure con l'Empoli 4-1, col Maccabi Haifa 2-0 e quindi abbiamo perso la faccia. Scontri diretti, poi li abbiamo persi tutti, tranne quello con l'Inter 2-0. Quindi umiliati anche dall'Empoli. Che cosa vogliete più? Si deve partire da una rivoluzione. Da una rivoluzione. Intanto partiamo subito a mandare a fanculo questo allenatore. Subito. Immediatamente, subito, fuori a fanculo questo allenatore. Ci vuole la Juventus un condottiero, una guida, uno severo, uno grintoso, uno che motivi i giocatori. Perché secondo me questa squadra qualche giocatore bravo ce l'ha e che non è motivato. È vero anche che comunque questa squadra ha tanti limiti, ha tanta gente comunque che ha fatto il suo tempo, tanta gente che non è da Juve e quindi bisogna fare non solo una rivoluzione per quanto riguarda l'allenatore, ma bisogna fare una rivoluzione anche per quanto riguarda i calciatori. Allora, stranamente, è strano a dirsi, ma quest'anno il punto debole della Juventus è l'attacco. La media di un gol a partita, quando ci è andato bene. Una vera vergogna, una vera vergogna. Attacco formato da Vlahovic, Milik, Kane, uno degli attacchi più scarsi, almeno parlo in numeri, che abbiamo avuto negli ultimi anni. Un gol a partita, questa è la media. Esterni d'attacco da rifare. Di Maria oramai pensionata, è venuta qua a fottersi lo stipendio, a parte qualche giocata e qualche golletto, non ha inciso e quindi non rimarrà mai nella storia della Juventus. E quindi vaffanculo anche lui. Ci vuole un giocatore più forte, un giocatore che lasci il segno. Quindi Chiesa oramai è l'ombra di se stesso. Quindi abbiamo da rifare anche gli esterni. Di Maria e Chiesa bocciati, anche loro. Si salva sulle fasce solamente Kostić, promosso solamente Kostić quest'anno. Attacco da zero, media gol una a partita, come ho detto io, ci sarà da lavorare. Perlomeno se volete lasciare Kane, che qualcosina l'ha fatta, ci sarà da lavorare, dovete prendere almeno un bomber, perché questo attacco è veramente sterile. Questo attacco è veramente scandaloso, un gol a partita. L'unico reparto che si è salvato quest'anno è stata la difesa, dove Szczęsny ha parato tutto, anche a parte qualche cazzata l'ha fatta, ma ha parato tutto. La difesa si è salvata con i vari Danilo, Bremer, Bonucci, anche comunque Rugani quando è entrato ha fatto il suo, Gatti, quindi la difesa secondo me non ha bisogno di ritocchi. E poi questo centrocampo,
Piacevole sorpresa solamente ai ragazzi. Fagioli e Miretto, Miretto ancora acerbo, mandatelo di nuovo nell'Under 23, ragazzi. A parte la piacevole sorpresa di Fagioli, questo centrocampo ha bisogno di rinforzi. Perché a parte Fagioli, a parte Rabiot se ne sta andando, quindi non, dovete rimpiazzarlo con un campione. Non potete. Si parla si parla, che cazzo ne so, qua di giocatore del Sassuolo. Ma dovete prendere un campione al posto di Rabiot. Quindi, se non è Savic che vi fissate ogni estate con Savic, ci vuole un centrocampista con le palle, ragazzi. Ci vuole un centrocampista con le palle, perché qua, Carusi, non possiamo andare avanti. Dobbiamo sostituire Rabiot con un campione. Pogba, una vergogna. Magari se gli potete dare la possibilità, perché quest'anno comunque non classificato, che è stato infortunato tutto l'anno, lasciate a Pogba, ma dovete comprare un campione per sostituire. Almeno dovete fare un acquisto per sostituire Rabiot. Dovete comprare un campione da affiancare a Pogba, visto che dovete dargli un'altra possibilità. Fagioli, che poi li ho affiancati a Fagioli, Locatelli, mi può stare anche bene. Però almeno un campione a centrocampo lo dovete comprare. Paredes via, bocciatissimo, veramente uno schifo. Miretti buttato nell'Under 23. Dovete comprare un campione al posto di Rabiot, che lo dovete sostituire. E io mi terrei anche Zaccaria per la panchina, che comunque era un bravo giocatore. Allegri ha fatto una cazzata a mandarlo via. E quindi interveniamo sull'attacco. Ci vuole un bomber all'attacco, perché questo attacco è sterile. Un esterno forte, perché oramai Chiesa è l'ombra di se stesso, e Di Maria è oramai finito. Quindi ci vuole un esterno forte, un attaccante forte, un centrocampista forte. Ci vogliono tre colpi, uno per reparto: esterno d'attacco, centravanti e centrocampista al posto di Rabiot, se vogliamo tornare a vincere lo scudetto, se vogliamo fare qualcosa. Altrimenti, ragazzi, non sogniamo che anche l'anno prossimo saremo capaci di perdere anche la Conference League, perché noi siamo capaci di tutto il negativo negli ultimi anni. Ma soprattutto basta con Allegri, perché abbiamo toccato il fondo. Se qualcuno crede che noi il fondo non l'abbiamo toccato, quest'anno l'abbiamo fatto. Ciao a tutti e sempre comunque Forza Juve.